La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di due soggetti indagati per riciclaggio dei proventi da truffe informatiche. L'attività si inserisce nell'ambito dell'operazione Casanova, che a dicembre scorso ha consentito di trarre in arresto 19 persone e denunciare ulteriori 50 soggetti per riciclaggio transnazionale di denaro proveniente dalla realizzazione di due tipi di truffe, quelle sentimentali e quelle informatiche, con accesso abusivo a personal computer e falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telematiche in danno di private e di aziende, sia in Italia che all'estero. In particolare, gli ultimi due destinatari del provvedimento restrittivo sono stati un italiano di rientro da un paese extra-UE e un cittadino rumeno rintracciato nella città della Mole. Gli arrestati avrebbero riciclato denaro frutto della truffa del Man in the Middle, consistente nell'inserimento fraudolento nella corrispondenza informatica altrui e nella sostituzione dei rapporti commerciali tra le aziende spiate, così da indurre queste ultime, con email ingannevoli, a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di credito-debito su conti correnti creati ad hoc in uso degli indagati. Le investigazioni avviate nel 2018 hanno tratto in origine da plurime denunce presentate da imprenditori nazionali ed esteri, vittime delle descritte frodi, nonché dallo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette che hanno consentito di individuare conti correnti sui quali sono state rilevate transazioni di denaro per rilevanti importi da parte di società ubicate in Italia e all'estero. Per contrastare il fenomeno nel suo complesso, nel corso dell'operazione Casanova, le Fiamme Gialle hanno analizzato oltre 30.000 transazioni finanziarie e 200 segnalazioni per operazioni sospette, avvalendosi della cooperazione internazionale fornita da 22 paesi. L'azione condotta sul fronte dell'individuazione e del recupero dei proventi illeciti ha consentito all'autorità giudiziaria, sino ad oggi, di disporre sequestri per complessivi 1,5 milioni di euro, o anche di restituire a talune delle vittime somme loro sottratte per 130.000 euro.